Sì, grazie innanzitutto. Non aspettavo che veramente ci fosse questo pubblico molto attento. Ovviamente Don Angelo, sapete, molto prolisso, quindi non è la prima volta che presenta libri su quei cos'è. Poi ovviamente l'amico Ugo ha dato anche una panoramica storica molto importante. Soprattutto che per me, io ovviamente in quel periodo mi ero lavorato da poco, quindi non pensavo assolutamente alla politica, e quindi ha tratteggiato anche un panorama che fa piacere conoscere, fa piacere soprattutto interpretare la politica in maniera costruttiva e ovviamente utile alla politica. Paolo Masini, lo devo ringraziare perché ha portato il film. Credo che una bella serata, una volta che abbiamo presentato al teatro Argento, il teatro d'Argento, e credo che anche quello è stato uno spaccato di una Viterbo che ha espresso questi personaggi, non ovviamente solo Petroselli, ma insomma Petroselli è forse il personaggio più importante che anche è riuscito ovviamente a lasciare, siamo a 35 anni dalla morte, quindi a lasciare un segno secondo me molto attuale. Io quindi non dico quello che avrei voluto dire, dico altre cose perché mi sono arricchito di questa discussione che indubbiamente per me è molto importante. Come cittadino di Viterbo non posso che essere orgoglioso di questa città, è spesso Luigi Petroselli sindaco. Viene da un quartiere, chiamo Scarano, un quartiere, diciamo, ai margini un po' della città importante. Dicevo oggi al cimitero, noi abbiamo vicino San Pellegrino, Scarano, separato da un ponte, però San Pellegrino è un quartiere storico importante, con palazzi importanti. Piano Scarano è un po' quella che viene definita, che viene definita una sorta di architettura seriale, no? Le case a due falde, casa schiera, case che semplici, persone che facevano come lavoro un contadino, un artigiano, quindi persone che lavoravano, persone semplici, probabilmente anche con una cultura minore rispetto a quella di altri quartieri. E sapere che Giuseppe viene da lì indubbiamente dà l'idea che questo maledetto, benedetto paese si può crescere, e credo che sia anche la dimostrazione passata all'interno di questo ascensore sociale, oggi non sembra più l'ascensore sociale, ma si poteva sicuramente in quegli anni pensare che non tutti potevano arrivare a cercare. Petroselli ha dimostrato, grazie ovviamente alla sua caratteristica, alla sua cultura, alla sua intelligenza, perché non pensiamo ad una persona molto colta, lo dimostrano anche i risultati scolastici, quindi una persona che scriveva, cioè così, che aveva molto alti in greco e latino, diceva Angelo, quindi stiamo parlando di una persona molto profonda. Oltre a una persona di forti sentimenti, è una persona molto profonda. E questo fa piacere perché, indubbiamente, esprimere certi personaggi fa piacere alla gente. Quindi, come viterbese, credo che Petroselli abbia portato a massimi livelli lo spirito di un quartiere, di uno Scarano, di una città. Diciamo laddove il mondo guarda che è Roma, la stessa via che sta dedicata a Petroselli, Roma, è molto importante, la via direi che sta proprio a significare quanto un personaggio viterbese, sindaco di Roma, è tuttora amato a Roma ed è stato amato tantissimo negli anni precedenti. C'è un altro aspetto di uomo, un uomo fortemente attaccato a dei valori fondamentali. Qui parliamo di onestà, oltre che essere una persona onesta, secondo me è una persona onesta anche dal punto di vista culturale, lo dimostra anche lui, come diceva Salvatore Sposetti, quando non sempre si è secondato, diciamo, a certe liturgie del partito, dei partiti di quegli anni, ma insomma in qualche modo ha sempre cercato di esprimere una convinzione che nasce proprio da questa profondità di valori che ovviamente coltivava al suo interno, grazie ovviamente anche alla sua storia, cioè di
scuola, una carta, un ricordo, e questo personaggio era studiato in liceo classico e culturale. Quindi, come uomo fortemente attaccato a valori fondamentali, e io credo, e qui lo faccio, diciamo, da uomo non di partito, io non sono qualche breve parentesi, insomma, sempre, come posso dire, tendenzialmente, no? Voglio dire progressista, democratica, non so come, insomma, vengo da una famiglia dove i valori della resistenza sono stati frequentati, quindi ciò ovviamente una cultura direi di un certo tipo, però non di partito, lo dico sinceramente. Però quello che riesco a leggere nella descrizione di questo personaggio è che la diversità di questo paese è un valore. La diversità non deve essere condannata. Qui abbiamo due culture, la cultura ovviamente di Don Angelo Massi, che presentava l'amico di Roselli, e la cultura del compagno di Roselli, che però poi queste due culture si riconducono agli stessi valori, che sono valori della nostra civiltà, della nostra vita, del nostro modo di rapportarsi agli altri, verso gli altri. Io quindi voglio veramente sottolineare che per Roselli è un personaggio moderno, ecco perché oggi siamo qui e notiamo tanta attenzione appunto nel descrivere quello che fa. Personaggio che anche come politico è riuscito in quel momento, secondo me, a fare questo ponte tra il ruolo dell'autorità istituzionale, il sindaco, e la città. Ma quando dico la città, dico i cittadini, dico gli abitanti di Roma, gli abitanti della periferia. Quindi questo senso proprio di poter interpretare i bisogni dei più deboli, come dice sempre il signor Dante Bernini, che bisogna pensare a tutti, io ci provo, qualche volta mi rimetto perché magari ho pensato ad altre cose, però pensare a tutti mi significa veramente pensare a questo senso di comunità, dove quelli che sono stati meno fortunati in qualche modo hanno diritto, come abbiamo diritto noi alla dignità. E credo che la modernità proprio del personaggio che Roselli si rapporta in quello che ha fatto per le periferie. Qui abbiamo un assessore, un ex assessore, già assessore di Comune di Roma, che si è interessato alle periferie, e questo sta a significare che interessarsi a questi problemi significa scottarsi un altro assessore, sbaglio? Paolo, perché credo che sono gli aspetti, diciamo, che più possono anche compromettere le amicizie, la mancanza di risultati, che noi sempre ottengo risultati quando si affrontano questi temi, forse a volte ti fanno anche mentire che ti sei interessato a certe cose, però io credo che il senso proprio della grande umanità di chi fa politica è in questo modo così trasparente e così sincero, così appassionato, non ti può far dimenticare che hai da interessarsi prima di tutto per te. Allora, il personaggio è un personaggio moderno, e l'approfondimento che abbiamo fatto, ringrazio ovviamente il conduttore Carlo Ponzi, è un approfondimento che ci vuole, e ciò soprattutto per questa città che magari a volte fatica un po' a scordarsi addosso questo senso, posso dire, di aver fatto tutto non l'abbiamo fatto, non lo faremo, se non parleremo avanti a certi esempi che rappresentano proprio il senso della capacità di innovarsi, di trasformarsi, di accettare proprio questa sfida proprio delle diversità, non essere più quello che ero prima perché è cambiato qualche cosa. E questo è il senso della politica che oggi vuole essere interprete di una società che cambia e che non possiamo lasciare la deriva, diciamo, dei bisogni che posso dire, quelli che sono meno necessari. I bisogni necessari sono quelli di portare ad una cultura vera, ad una cultura di condivisione, ad una cultura di partecipazione, di una cultura che porta a vedere appunto gli obiettivi che servono a noi, che servono pure di più alle generazioni che non hanno meno. Quindi io sono molto contento di aver fatto questa cosa, che servo ovviamente all'autore, a Don Angelo, che quando mi ha detto che voleva presentare questa cosa, se la facciamo nella sala più importante del pubblico, la sala Reggia, invitando persone che possono veramente
dare un contributo che qualifica il libro e che qualifica il personaggio. Quindi ringrazio veramente tutti e mi auguro che si possa veramente continuare ad approfondire queste personalità che la nostra città ha espresso e continua ad esprimere, perché credo che veramente abbiamo bisogno di questi contributi per poter essere noi stessi, io dico come sindaco, motivati ancora di più a fare quello che magari non sempre riusciamo a fare, però sapendo che non ci possiamo fermare a guardare quello che abbiamo fatto, dobbiamo guardare ovviamente con la responsabilità della nostra esperienza, dei nostri risultati del passato, ma soprattutto con una grande fiducia per il futuro. E Luigi Verducelli è una persona che ci dà fiducia, soprattutto perché ci rende più consapevoli che il futuro lo dobbiamo fare noi, e lo dobbiamo fare noi insieme agli altri, con la grande condivisione di tutti e soprattutto pensando alle nuove generazioni. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti per la partecipazione. Buona serata.